Nonno! L'ho messa qui! Buongiorno, signor Gervasotti! A quei tempi ero disposto a tutto pur di lasciare il duro lavoro di campagna. Appena possibile correvo in casa a lavorare sui miei progetti. Avevo mille idee su come rivalutare i campi del nonno. Non erano certo convenzionali, lo ammetto, ma potevano funzionare. C'era solo un problema. Non sapevo davvero da che parte cominciare, e questo non mi avrebbe certo aiutato a convincere il nonno. Era una giornata come tante altre, il cielo era azzurro, l'aria era fresca e il sole splendeva alto. Sarà state le 9:30, 10 meno, cioè tra le 10 meno un quarto e le 11:30, mezzogiorno e 40. Senti, sono sicuro perché il sole mi spaccava la faccia, quindi saranno state le più o meno. Che è? Cosa fa? Oh! Va? Che... No. Ma è morto. Boh. Ti do il... Vai. Dai, tocca. Sì, assolutamente, tocco col bastone. Toccalo. Oh, se non mi molli, come lo tocco col bastone? È morto. Ma tipo? È tipo, prende quando uno... Morto. Mortissimo. E ora? Chi ce lo dà da mangiare? No! Fu davvero un brutto colpo. Sì, è tipo quando c'è l'arsura in bocca, no? Che vai lì per bere una roba ghiacciata, la bevi e poi è calda. Non ti fa proprio l'effetto del... A me mi fa proprio l'effetto del... Luce. Gas. Luce o gas? Luce. No, io luce. Decidiamo di razionare in io luce. Allora, una lettera al giorno. Perché Gervasotti si è sempre occupato di noi, del nostro benessere, del nostro sostentamento. Ce l'ho. È come quando vai lì per tirare su una roba pesante, fai è leggerissimo. A me fa proprio l'effetto del... A te lo fa l'effetto del... Non te lo fa l'effetto del... A me lo fa l'effetto del... No, è plastificato. Mi dai un po' di quella? No, questo non è buono. Non ha il francobollo. Buono questo. L'opportunità era grande, ma ci voleva una grande idea. Ma scusate, ma non potete mangiare carote come tutti i conigli? Modestamente l'idea gliel'ho data io. È tutto merito mio. Improvvisamente ebbe un'illuminazione. Fu allora che decidemmo di provarci. Thank you.
I ragazzi vennero da me con un progetto ambizioso. Non sapevano esattamente come muoversi. Così gli diedi le basi. Dopo circa 3 mesi avrete le vostre carote. Punto primo, scavare una buca di 30 centimetri. Sì, qua. Lascia. Ce la fai? Ce la faccio. Per il grip. Non lì, qui, eh. Aspetta, non... Vai. Girare. Sa che ci serve una mano. Che dici? Non potevano farcela da soli. Gli suggerì di rivolgersi ad un professionista. Colpito, maledetto! Era lì, fermo. Aspettava che io mi distressi un solo secondo, una solo, e zac! Avrebbe sferrato il suo colpo. Nemico! Nemico! Oh, si sposta! Oh, 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 dinamite! Dinamite? Dinamite! Oh! Purtroppo lui non poteva allontanarsi dalla trincea, però ci insegna i trucchi del mestiere. Collo in buca! Anche se c'è da dire che già di lì io ho una preparazione di base impressionante. Sì, ho visto. Nastro! Aspetta un secondo, te l'avevo detto, guarda. Ah! Dinamite! Si soffia! Ma non a lui! Ma non a me, alla candela! No! Fuoco! E allora? E alla fine eravamo pronti. I ragazzi avevano brillantemente risolto il primo ostacolo. Erano pronti per la sfida successiva. Punto secondo, innaffiare. Voi ne avete due, le altre 998 sono le sue. Vi presentiamo. Mi spiace. Siete arrivati tardi, ragazzi. 1980 sì che ero il numero uno. E poi come un fulmine a ciel sereno, chi se l'aspettava? È arrivato l'82. Rodevo qualsiasi tipo di albero, di legno, pioppo, faggio. Poi un giorno mi hanno sfidato a rodere l'albero del ferro. Com'è andata a finire? Non sapete cosa darei per tornare ad essere quello di prima. Qualcosa di rotto? Supercolla! Incolla davvero di tutto! E oggi, con la nuova formula pazzesca, 4 volte più potente! È la soluzione di tutti i tuoi problemi! Chiama subito! Ricordate il nostro motto? Com'è che era? Supercolla! La colla che incolla anche la colla! Funziona! Funziona! Ai ragazzi mancava davvero poco. Consigliai loro il migliore nel suo campo. Punto terzo, piantare il seme. Poi ai ristoranti cacciatori, bello largo destra. Prima che ci chiappino, sotto la brina, al muschio selvatico, né a destra né a sinistra non c'è. Se non c'è, non c'è! E quello lì è il posto. Hai visto che c'è? Cosa ti ho detto io? Che c'è? Hai visto? Cammina, va. Non mettere le mani. Cammina. Prendo, fammi il giro, no? Chi siete? Leo. Gabo. E desiderate? Dei semi di carota. Un attimo. Ma noi volevamo dei semi di carota. Senti, se ho detto un attimo, è un attimo. Ma mi sputa addosso. Ma sei detto un attimo, anche tu come sei pressante. Chi siete? Leo. Gianni. E desiderate? Dei semi di carota. Ah certo, tieni un attimino che li vado a prendere.
Ma sono questi i semi di carota? Anche secondo me. Non è che per caso, sai, delle volte avete dei semi di carota? Eh no, purtroppo no. Ah, grazie! Vedi, delle volte basta chiedere. Abbiamo solo quelli, ma dobbiamo... Ma gli hai ridato i semi? Me ne aveva chiesti. Ma dobbiamo 3 ore a fare le buche per mettere i semi, tu li ridai. Mi sembrava brutto. Ma come stai? Ma non essere egoista. Ma levati, va! Leo. Gianni. Franco. Gianfranco. E Desiderati? No, niente. Guardavo il panorama, da qui è proprio... Ah, sì? Sì. Senti, per caso, volete i semi di carota? No, non vorremmo approfittarci. Ma visto che siamo qui, li prendiamo, no? Arrivederci. Arrivederci. A quando? Cosa? Troppo tardi. No. Passa prima. Ma mi dai passo io da te. Chiamo il direttore. Direttore, silenzio. Parliamo uno alla volta. Chi siete? Desiderate? Una buona idea è un seme delicato e preziosissimo. Va seminata nell'impegno, concimata di relazioni, innaffiata regolarmente di sogni e ambizioni, grazie, difesa dalle intemperie con coraggio. Sì, certo. Grazie, grazie. Dagli il cesto. Scusate. Dagli il cesto. Ecco la sua. Dai, bravo, dai. Della... Dai, via, lascia. Thank you.